una vita che man mano i fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di Vubi. Molte creature fanno parte dei numerosi centri in cui si usano parole diverse ma per trattare del medesimo argomento. Dovete mettere l'amore sopra ogni cosa, anche se quello che voi conoscete non è lo stesso che vi dona la luce cosmica. Se una creatura parla esprimendo una sua convinzione, dovreste tener conto che nella sua coscienza, nel suo intimo spirituale, è tutto presente. La creatura sa tutto, anche circa lo scopo della vita materiale, sa che diviene per raggiungere la consapevolezza di essere. Molto di ciò che vi è stato insegnato sulla vita spirituale è falso e vi ha portato lontano, perché non è come vi è stata descritta. Quella era una descrizione che faceva comodo agli uomini. Per i primi tempi è stata anche benefica, perché ha cercato di migliorare la situazione, ma non ha ancora raggiunto il suo scopo. Tutte le religioni fondate dagli uomini non sono riuscite nel tempo a far prevalere la parte spirituale, perché in tutte è stata privilegiata, soprattutto, la parte umana. L'uomo non era in grado di pensare diversamente da quanto gli era consentito dal suo stato di essere e quindi ha concepito delle religioni rispondenti alla sua consapevolezza. Parlavano tutte di Dio, è vero, perché volevano arrivare al sentire degli uomini, ma per ottenere lo scopo hanno creato delle angosce, sia introducendo il concetto del peccato dovuto a un comportamento errato, sia riguardo alle conseguenze e ai rimedi per scontarlo. Si è generato nelle creature un susseguirsi di angosce che le hanno costrette perché veniva loro prescritto. Attenti a non agire male. Questo precetto le ha indotte a fare cose ben peggiori, perché continuare a pensare di non peccare era già un atteggiamento negativo per il proprio sentire. È così che è andata la vostra vita. Una vita che man mano, però, si svilupperà nella conoscenza, nella sapienza e nella consapevolezza.